Mamma mia, mi sto sentendo male, mi sto. Potevamo avere due italiani sul podio nello slalom di Kitzbühel, come caspita si dice, maledizione, il massimo che riusciamo a fare è un sesto posto. Un sesto posto, dopo che avevamo quattro italiani nei primi 10 dopo la prima manche. Maledizione, dico solo questo, maledizione. Gara che è finita da poco nel momento in cui sto registrando il video, ovviamente, ma dobbiamo anche e soprattutto gioire per Sofia Goggia che salva la baracca, come si dice in gergo, ed è colei che ci fa ancora una volta gioire di più, ragazzi. Nonostante comunque abbia rischiato e abbia fatto prenderci un infarto, anche questa volta, ha i razzi ai piedi, ha i razzi, letteralmente. Non so cosa cacchio abbia in quelle gambe, in quei piedi, in quegli sci. È un fulmine. Nonostante tutti gli errori, arriva con due decimi su, non ricordo chi in questo momento, ma Ramona Siebenhofer, credo. Vado a vedere subito. Sì, Ramona Siebenhofer e 26 centesimi su Ester Ledecká. Cioè, questo cosa dimostra? Che è la più forte, la più forte. E decide solo lei se e quando vincere, se e quando perdere, perché veramente non ha eguali, non ha rivali nella discesa libera. Ben ritrovati a tutti in questo nuovo video, buon pomeriggio e ancora buon sabato a tutti, iscrivetevi, campanella, mi piace e ovviamente ditemi la vostra qui sotto nei commenti su su questo sabato di sci alpino e due gare importanti anche in ottica Olimpiadi, ovviamente. Partiamo prima da Sofia Goggia, così può essere che mi passa un pochino la rabbia per lo slalom maschile di Kitzbühel. Fatto sta, Sofia Goggia, ovviamente, se qualcuno se lo fosse perso, siamo a Cortina, ma anche qui un po' di rammarico perché avrete notato, insomma, i distacchi molto meno ampi. Questo perché la partenza è stata ovviamente abbassata a causa del vento. C'è chi ha detto: ok, ma allora non avrebbero potuto fare come è stato fatto a Kitzbühel, ossia l'inversione nel caso di Kitzbühel dello slalom con la discesa. La discesa si sarebbe dovuta disputare oggi e lo slalom domani. Hanno invertito appunto per le condizioni meteo. Non avrebbero potuto fare lo stesso anche a Cortina, mettendo il Super G oggi e la discesa domani? Non lo so, evidentemente non si aspettavano un vento così forte, anche perché anche nella parte bassa comunque di questa discesa, delle folate di vento incredibili. Ad esempio, una che paga tantissimo questa cosa è Lara Gut, ma anche altre atlete sballottate proprio dal vento, bravissime loro, e quella dimostra anche la grande tecnica, grandissima forza fisica, ma delle grandi folate di vento. Fatto sta che si svolge la discesa oggi a Cortina, una discesa abbassata di poco più di 1 minuto e 0,5, anzi, andiamola a vedere subito visto che ci siamo. 1,06 e 98 il tempo fatto segnare da Sofia Goggia, che se non avesse fatto comunque quegli errori avrebbe avuto, non so, un secondo di vantaggio su tutte le altre, perché, cioè, nonostante andasse magari anche un pochino più lunga di linea, ma quello perché? Perché lascia sfogare lo sci, cioè, nonostante magari faccia delle correzioni, non sia perfetta, ha dei razzi ai piedi e quindi giustamente lascia sfogare lo sci. Sì, ok, rischia, lei è una tutta votata all'attacco, è così, però ci fa divertire, ci fa prendere gli infarti. Però alla fine ci fa divertire perché quest'anno veramente non ha eguali in discesa libera e speriamo bene, incrociando sempre le dita e non dicendo altro per le Olimpiadi di Pechino che tra l'altro ci siamo quasi, inizieranno fra meno di 2 settimane, 13 giorni se non erro, quindi 13-14 giorni, no, 12-13 insomma, quello insomma, praticamente ci siamo, ecco. Fatto sta, Sofia Goggia, pazzesca in prima posizione.
ripeto, nonostante errori e tutto. Seconda, Siebenhofer, attenzione anche a lei, austriaca ovviamente. Terza, Ledecka, che si rivede a questi livelli in discesa. Ovviamente Ledecka è colei che fa anche snowboard, tanto per dirne uno, insomma, per dirla tutta. Quarta, Corinne Suter a 33 centesimi, poi Miriam Puckner a 37. Come vedete, tutti abbastanza compressi gli stacchi. Michelle Gisin in sesta posizione a 44, poi Reisinger a 57, Mo Winkel a 59, Lara Gut a 68, ma ripeto, ha pagato veramente tanto il vento. Chiude in top 10 Kira Weidel a 81 centesimi da Sofia Goggia, poi via via tutte le altre, Nicole De Lago, Elena Curtoni, e arriviamo purtroppo a Federica Brignone. Perché dico purtroppo? Perché innanzitutto ha fatto un miracolo a non cadere e ad arrivare al traguardo, però ovviamente era visibilmente incavolata al termine della gara, perché poteva evitare benissimo quell'errore. Stava facendo una buonissima prova e nelle 5 avrebbe potuto chiudere forse anche il podio. Quindi ok, domani ci sarà il Super G e tutto, quindi si potrà subito rifare. Certo è che era veramente incazzata, anzi, passatemi proprio questo termine, perché ha sbattuto i guanti per terra. Ci mancava solo che menasse a qualcuno, veramente. Peccato per Federica, però speriamo si rifaccia domani. Poi, stavo dicendo, Federica Brignone, Nadia De Lago in 20ª posizione e via via tutte le altre, ovviamente. Quindi, nel complesso, altra vittoria di Sofia Goggia, che è dominatrice nella discesa libera. Peccato ancora una volta per la partenza abbassata. La parte alta è qualcosa di fenomenale per quanto riguarda l'Olimpia delle Tofane. Questo è il nome, per chi non lo sapesse, della pista sulla quale si svolge la discesa libera a Cortina. Però, comunque, l'importante è chi ha vinto. Sofia Goggia. Passiamo allo slalom. Mi sono calmato un pochino e dopo la prima manche, stavo dicendo all'inizio, avevamo quattro italiani in top 10: Sala, Gross, Razzoli e Alex Vinazzer, che era primo. Poi avevamo Noël a 8 centesimi e Solevag a 9, quindi diciamo che erano tutti lì davanti. E ok, prima manche comunque con la neve, quindi non c'era bel tempo come abbiamo visto invece a Cortina. Seconda manche anche con la neve. Si sperava comunque, ok, condizioni che hanno favorito gli italiani nella prima manche, ottime prove. Nella seconda manche sarà così. Traccia un italiano. Innanzitutto, pista di Kitzbühel con tantissimi dossi, quindi anche come è stato detto da Paolo De Chiesa poi nello studio post gara, cioè praticamente non hai un attimo di pace e non puoi permetterti di essere accecato dalla rabbia, cioè de devi ragionare in continuazione, perché è un continuo sali e scendi e il primo errore lo paghi. Certo è che, ad esempio, nella parte finale è stata tolta una lunga e mi mangio le mani, perché se, no, se ci fosse stata la lunga, ad esempio, Razzoli si sarebbe salvato. Lì, ok, errore suo magari nel finale dopo aver fatto una grandissima gara e veramente mi sto mangiando le mani per lui e anche per gli altri, ovviamente. Però, nel complesso, manche veramente tosta e tracciata da un italiano, e direi che è stato un disastro, perché traccia il tuo allenatore, vanno fuori praticamente tutti, solo Tommaso Sala con il suo miglior risultato in carriera in Coppa del Mondo riesce a fare un'ottima prova. E peccato anche qui, cioè veramente dobbiamo rammaricarci anche per il sesto posto di Sala. Pensate, miglior risultato in carriera, ma nell'ultimo tratto, errore che gli fa, con cui praticamente paga un bel po' di decimi. Sarebbe stato probabilmente sul podio, perché alla fine Sala chiude a 2 decimi da Christoffersen, terzo, a 2 decimi. Se non avesse fatto quell'errore, avrebbe agguantato il podio Tommaso Sala, che tra l'altro anche in ottica convocazione olimpica, cioè un'altra candidatura pesante, perché con questo sesto posto e con tutti gli altri invece che hanno fatto errori, direi che, cioè, non può non essere considerato.
Nono, Maurberger, che recupera tantissime posizioni ed è colui che ne ha recuperate assolutamente di più. Scende per terzo perché era 28esimo, se non erro, sì, alla fine della prima manche, al termine della prima manche, e fa una gran bella prova, una gran bella seconda prova. Pista ovviamente abbastanza pulita perché è sceso per terzo e recupera tantissime posizioni fino alla nona. Ma cos'è che mostra che questa mancia era veramente, questa tracciatura era veramente tosta? Che sono usciti in tantissimi, cioè nella seconda manche sono usciti Zenoiser, Foss Hollevag, che era terzo, avevamo detto, Pinturo, Razzoli, Christopher Jacobsen, Jule, Gross, Simonet, Kranietz, Ricci e Grunigen, von Grunigen, più Noël che sbaglia e quindi praticamente era fuori, poi chiuderà in quindicesima posizione ad 1,73. Vinazzer, e adesso ci arriviamo. Poi chi era? Qualcun altro pure, se non erro, fatto sta, come avete visto, ne sono usciti veramente tanti. E alla fine chi è che trionfa? Dave Riding, ragazzi, Dave Riding, che alla sua prima vittoria in Coppa del Mondo è stato semplicemente il più intelligente, il più scaltro, bello, bello compatto, preciso, sveglio e si va a prendere la sua prima vittoria in Coppa del Mondo. Grandissimo Riding, che ricordiamo è britannico, è della prima vittoria di un britannico in Coppa del Mondo nello sci, quindi fantastico. Secondo, Lucas Braten, che ricorderete aveva vinto a sorpresa l'ultimo slalom a Wengen, grandissima vittoria e clamoroso dopo aver recuperato tantissime posizioni, ma in realtà sta dimostrando con questo secondo posto che non è solo frutto del caso quella vittoria, perché qualche cosa a livello di intelligenza, di scaltrezza e di più della bravura c'è assolutamente. Altrimenti non sarebbe possibile questo secondo posto a 38 centesimi da Riding. Bravissimo Lucas Braten che ha solo 21 anni, ragazzi, 21 anni. Attenzione in ottica Pechino perché spesso se ne sono viste di tutti i colori sotto questo punto di vista. Magari atleti che sono stati nascosti durante l'anno, poi nel momento delle Olimpiadi, ecco la sorpresa. Spesso è successo così e mai. Come quest'anno, insomma, in una Coppa del Mondo di slalom veramente incerta, in cui magari uno fa primo posto in uno slalom, nello slalom successivo esce fuori, l'altro fa il contrario, quell'altro delle prestazioni costanti e poi cala di botto. Insomma, non abbiamo un padrone nello slalom, che come sappiamo è la disciplina più crudele nello sci. Più crudele, perché puoi fare tutto benissimo, ma basta che sbagli. Un'entrata, un ingresso, ti inclini un po', oppure vai con il busto davanti, sto facendo degli esempi, insomma, e butti all'aria tutto. Fatto sta, terzo Christoffersen, e adesso arriviamo agli italiani perché ho parlato solo di Sala e di Maurberger, però adesso ci arriviamo. Christoffersen in terza posizione, anche lui, una grande rimonta, e se fosse stato, non dico il miglior Christoffersen, ma comunque un Christoffersen migliore di quello che è attualmente avrebbe potuto anche secondo posto sicuramente e avrebbe potuto anche vincere, secondo me. Fatto sta, Christoffersen in terza posizione, poi Michael Matt, Johannes Strolz, i due austriaci, Tommaso Sala, Meillard e Rochat in settimo e ottava posizione. Rochat bravo perché è l'unico dei primi praticamente che non fa grossissimi errori e quindi riesce a concludere comunque in ottava posizione sotto il secondo, nono Maurberger, bravissimo già detto, e decimo Filip Zubcic, e poi nota di merito anche a Luke Winters che già aveva fatto bene comunque nell'ultimo slalom a Wengen con un pettorale alto e fa bene comunque anche qui, undicesima posizione finale in una gara in cui tantissimi altri sono usciti, anche gente veramente forte, quindi questo. Ma veniamo agli italiani. Stefano Gross esce quasi subito e ok, è il primo dei quattro italiani che erano in top 10 dopo la prima manche. E lì dici, ok, vabbè, ci può stare, è una manche difficile, una tracciatura difficile, insidiosa, non ti puoi permettere veramente la minima distrazione.
Può succedere, già lì comunque un pochino di rammarico c'era, però dice ok, tre italiani rimasti, adesso viene Sala e poi vengono sulla carta i pezzi grossi, perché ovviamente Sala in termini di risultati ha fatto vedere fino ad ora molto di meno rispetto a Razzoli e anche a Vinazzer. Sala comunque fa la sua ottima gara, ma anche lì, ripeto, c'è un po' di rammarico, perché? Perché se non fosse stato per un errore della parte finale, avrebbe potuto anche, col senno di poi, guadagnare un podio. Però comunque poi, alla fine, sarà la miglior prestazione della sua carriera, un sesto posto fantastico, che lo rilancia anche per una possibile, come ho detto prima, convocazione per le Olimpiadi. Poi, Giuliano Razzoli. Giuliano Razzoli aveva fatto una manche incredibile, seconda manche pazzesca, bravissimo, all'inizio veramente fantastico, intelligente. Poi ad un certo punto mette di traverso lo sci, rallenta un pochino per aggiustarsi perché era troppo veloce, se ne rende conto e quindi si aggiusta la gara in quel modo, con scaltrezza. Poi ad un certo punto cambia marcia, mette il turbo, ma nella parte finale, e perciò prima ho detto, se lì ci fosse stata la lunga, nonostante quell'errore sarebbe andato via liscio, ma tolta la lunga nella seconda manche. E nella parte finale, a pochissime porte dal termine, gli manca l'appoggio e va dritto per dritto contro il palo, praticamente. Dritto per dritto contro la porta. E lì non ci volevo credere, non ci credeva nemmeno lui, rammaricatissimo alla fine, ovviamente. Errore suo, sì, è ok. Però dici, vabbè, cioè, maledizione, comunque sono cose che possono capitare. E tutto. Il rammarico c'è, grandissimo, stava facendo una grandissima gara, infatti io sono più deluso per lui che arrabbiato, cioè deluso, triste, ecco. Però, vabbè. Viene Vinazzi, anzi prima Fossolevag che esce fuori, Noel che non esce fuori ma poco ci manca e tutti sono partiti a bomba all'inizio, quando invece non avresti dovuto fare quello, perché soprattutto Vinazzer, che era primo dopo la prima manche e quindi gareggia per ultimo nella seconda, ha visto quello che hanno fatto in precedenza i propri avversari. E tu, Vinazzer, hai 8 decimi di vantaggio sul riding, che ovviamente in quel momento era, a prescindere, avrebbe guadagnato un ottimo podio e stessa cosa Braten. Fatto sta. Riding comodo lì sulla sua poltroncina, però tu hai 8 decimi di vantaggio su di lui. Ma vuoi gestire la prima parte non partendo a bomba? Cioè, ok, poi è anche facile parlare e me ne rendo conto, però cioè, si è visto chiaramente, maledizione, uno come Vinazzer che ha tutte queste potenzialità può ogni volta ricadere sempre sui soliti errori, cioè se, sempre veramente il centesimo per fare l'euro. Potevamo mettere due italiani sul podio, di cui uno vincitore, 0-0 e risultato migliore, sesto posto. Vinazzer ancora una volta che sbaglia nel momento in cui tutto deve fare meno che sbagliare. Meno che sbagliare. Mamma mia, mamma mia. Un po' me lo sentivo perché ho detto. Forse siamo anche noi che portiamo un po' sfortuna. Perché? Perché siamo sempre abbastanza pessimisti. Vediamo i due prima che hanno sbagliato. Pensi al proverbio, non c'è due senza tre. E quindi, anche se la mente, e me ne rendo conto, dovrebbe fare il contrario, processo inverso, pensare sempre positivo. Ma vabbè. Fatto sta che Vinazzer, me lo sentivo un pochino purtroppo, ma non ci volevo credere. Dentro di me mi dicevo, dai, dai, che Vinazzer questa volta è la volta buona. E invece no. Errore, errore, stupido, stupido e praticamente gara finita prima di iniziare ed è quella la cosa che ti fa arrabbiare, che tu non hai nemmeno potuto vedere, cioè la gara per intero quasi, cioè è finita prima di iniziare, quindi ti rimane proprio il nodo in gola, il nodo in gola. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate ragazzi in vista anche delle Olimpiadi, iscrivetevi. Campanella, mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti e comunque sempre ovviamente forza, forza azzurri e al prossimo video.